Bene, proseguiamo. Allora, vediamo un attimo che quest abbiamo. In teoria dovrei anche avere un daily rewards, credo. È anche piuttosto succulento, detto che dovrebbe essere il settimo giorno. Perché mi hai detto lì nell'inventario invece che qua? Ma vabbè, 200 primo gemme. Uelala. Bene. Ma dove sono andato? Ah, claim rewards, perfetto. Riuscirò a fare 10 pull? Non credo. Tornato da scuola? Bene, sono contento, sono contento. Adesso ti riposi allora, credo. Lo aggiornano, cos'è successo? C'è il changelog da qualche parte? Tac! Via, allora, e non riesco a fare dei wish, credo. No, non credo, eh. Vediamo un attimo cosa dobbiamo fare, eh. New, new, new. Livello 18? Livello 26? Cazzo, è vero. Potevo fare quello lì l'altra volta. Complete 4 daily commissions, then talk to Catherine. Porca miseria. 4 nuovi personaggi. Bene, bene. Sono contento, sono contento. Speriamo di riuscire a mettere via delle primo gemme allora. Overstretched wisdom of an ancient civilization. Talk to Timeouse about alchemy. Inazuma? Cos'è Inazuma? È un coso di... Non lo so, non lo conosco io come nome. Fa parte della storia principale forse. Craft, vediamo cosa possiamo craftare qua. Allora, crafting materials, frost shield potion. Ah, ho capito. Queste cose qua fanno. Aggiungono una mappa intera, quindi mi stai dicendo? Una città intera, tipo? Greetings, I am Timaeus, researcher of alchemy. Welcome to Mondstadt. Sì. Alchemy is a craft that has been passed down since ancient times, but it is barely understood in the present. Tanto di cappello. Its mechanisms are magical and mysterious, completely unlike the principles that shape our understanding of the physical world. If we can get the hang of this, we should be able to create some pretty awesome stuff. Mm. This must be your alchemist's workbench. That's right. Why not give it a go yourself? Ciao Daniele, ciao. That's right, why not give it a go yourself? Uno col del deplan, uno che danno con Fischer. Ah, I don't know, it sounds complicated. You'll be fine. The procedure is actually very simple. If you're interested, I could show you the basics. Dai, vediamo. Oh, ci spiegano il coso. Cosa devo fare qua? Cliccare questo? Cook? Ma qua si cucina tutto in pratica. Spend crystal core and mystic flower corolla to craft frost shield potion. Ok. Bene. Sei contento? All we're really doing is following the methods of the ancients as best we can. Ciao Mark. Who uses a wind glider needs not understand how it was built in order to glide. Allora, Crash 4 ne parlano bene molte persone, però sta vendendo talmente poco che fra un po' presto te lo tireranno dietro. Per cui il mio consiglio è... Alchemy is that every time I think I finally understand how it's supposed to work, something totally unexpected happens. Il mio consiglio è... To be honest with you, I just don't know. Aspetta uno sconto, esattamente. To be honest with you, I just don't know. There's a lot of other mysterious recipes I have to research first. Over the course of your adventures, you should come across some alchemist notes from ancient civilizations. And as your adventure rank increases, more recipes will become available to you. Adesso ne parliamo, Marco. Va bene. Thanks for the explanation, okay. You're welcome. I look forward to hearing more about your exploits. Well, see you next time. May the wind bring you good fortune on your path ahead. Mm. Allora, dicono sia un bel gioco e quello nessuno lo mette in dubbio. È solo che ha floppato, sembrerebbe, a livello commerciale. Per cui se lo ami davvero tanto, compralo, finanzia, diciamo, il progetto, il capitolo, eccetera, eccetera. Se invece non hai fretta, aspetta che cali. Ecco, io per esempio non sono uno che va matto per i platform, per cui non credo che lo prenderò molto a breve, ecco. Tant'è che devo ancora giocare i primi tre. Ce li ho, è presi al lancio quelli, però devo ancora giocarli. Overstretched. Investigate Nether Mike nearby camp. Ok. Allora, vediamo un attimo, eh. Dov'è il nearby camp? Ma perché ogni volta fanno fatica a farmi vedere? Porca di quella miseria schifosa.
Ma perché ogni volta così, cazzo? Perché ogni volta così? Allora, di qua. Ma non possono illuminarli gli obiettivi, cazzo? Si vedono pochissimo, ma enfatizzateli un attimo. Ma che problemi avete? Ma cosa vi costa? Allora, qua. Bene. I primi tre lei squagliati. Ah, beh, allora... devi valutare te. Tu conosci le tue tasche, tu conosci le tue finanze. Per cui valuta te, insomma, ecco. Ma sì, ingrandisco la mappa, ma è sbagliato, Obith, hai capito? Se tu... se tu vai nel diario delle quest e clicchi una cosa, ti deve essere super iper evidente, perché così è solo scomodo e basta, hai capito? Cosa c'è? Una sfida anche nelle mappe, è sbagliato come l'hanno fatto. Vedrai che se ne accorgeranno e implementeranno questa cosa, perché delle volte dici, ma che cazzo, ha selezionato l'obiettivo, non si vede neanche, perché deve ingrandire? Anche perché la mappa è enorme, che cacchio bisogna zoomare, vedere tipo i peli del culo della mappa, hai capito? È sbagliata come cosa, è fatta male per il momento. È una cavolata, per carità, però boh. Insomma. Comunque, ti piacciono gli hardcore game? Bene, Mark, devi vedere te, perché i 4 dicono che sia veramente particolarmente difficile. Particolarmente difficile. Ricordati che se ipoteticamente vorrei comprarlo, c'è sempre il link di affiliazione di Amazon da qualche parte. Comunque, questa è una scelta tua. Io ti ho già detto, anche contro quello che mi va in tasca, che io fossi in te aspetterei, però... vedi te, perché ci vuole sempre qualcuno che finanzia certi giochi, ecco. Altrimenti l'industria dei videogame non andrebbe avanti, quello è poco ma sicuro. Sbloccati, tac, ciao Tsune. Benvenuto. E andiamo avanti. Vai Oz. Ma chi sta uccidendo qua? E perché lo sto uccidendo? Investigate in nearby camp. Allora, vediamo un attimo. Facciamo un bello scherzo da mattacchione qua. Bam! Niente, la freccia là dietro non arriverà mai, eh. Aiuto. No, Naughty Dog. Non è di Naughty Dog, Crash 4. È di Toys for Bob, mi risulta. Vediamo chi è questo. Se volete smentirmi, smentite, ma a me risulta così, Protects itself using a shield with gyro attributes. Use heavy attacks such as geo-elemental attacks, claymores and overload to break the shield. Non c'è nulla di male, cioè è una software house nuova come un'altra, per cui si è occupata del remaster di remake di Crash Trilogy, Spyro Trilogy. È probabile che... aiutandoli ti facciano uno Spiro 4, per quanto io ne sappia, ecco. Però non è di Naughty Dog, quello è giusto dirlo, insomma, non sarebbe corretto. Ti consiglio di mettere il corvo e poi mettere Chongyun per mettere il campo di ghiaccio. Ah, ok. Il campo di ghiaccio. Ah, ho capito, ho capito. Ho capito, così. In modo che faccia tipo Super Charge, credo. No, Super Conduct. Aglio. Sì, vabbè, ma Fischer, ma a chi stai? Ah, lui. Ok, allora non dico niente. Ero un attimo confuso. Lì, mortacci tua. Ok. Mamma mia, come mi diverto qua in acqua, eh. Bam. Vai, Yoz. Attacca. Folgoralo. Aia. Mitico Oz. L'ha stracciato. Allora. Ne abbiamo già parlato ieri. E i scudi di terra si rompono con le esplosioni e i claymore. Sì, sì, hai ragione, Obith. Sì, sì, ho visto, ho visto. Ma il problema è che Fairy non ce l'ho come personaggio principale, perché fa cagare, mi dicono tutti. Fairy fa schifo Fairy, le Fairy. Vabbè, quello che è. No, sto scherzando, dai. Ciao Luca, buongiorno. Tolkduxiaoxi, che a quanto pare è qui vicina. Però qua potrebbe essere molto distante da raggiungere a nuoto. Vediamo. Ho preso tutto almeno là. Perché parlando mi distraggo. C'era una cassa che potevo prendere. Vabbè, dai. Non importa, non importa. Andiamo avanti. Il claymore e lo spadone. Sì, sì, io stavo parlando dello geo. Del geo. Della cosa geo, ecco. Allora.
Ciao Xi. How is it coming along? I have dealt with the monsters. Thank you, it's a huge help. I'm sorry I had to ask you. It should have been my job, but you ended up doing the... Ah, questo qua, sì, me lo ricordo adesso, dai. L'avevamo preso quella volta là. Mm-hmm. È passato un po' di tempo. More people by now. This zone is far too big for only one person. Ok. Perfetto. Bene, dacci la ricompensa. Sgancia. Rango 16 sono arrivato. Rango 16. Con calma, andiamo avanti. Buongiorno, Skull. Allora. Break the sword, cemetery seal. Questo qua lo fermo più avanti. Everyday a new adventure, no. Share not your treasures. Light the bonfire. Posso fare anche la co-op? Sì. 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 Che io sappia. Allora. Vedi? Quello che dicevo io è che questo pallino qua dovrebbero un attimo enfatizzarlo, perché lasciarlo lì piccolino con la mappa ingrandita al massimo, considerando che è l'obiettivo principale che abbiamo noi impostato, boh, diciamo che è un po' scomodo. A livello 20 dell'avventuriero intendi, sì, giustamente, ecco. Bene, bene, sono curioso, sono. Ho fatto anche l'ascensione di 3 o 4 personaggi. Due o tre personaggi sono a livello 35, bene o male. Per cui con calma si va avanti. Immagino che il level cap sia 100. Quindi servono 4 ascensioni, credo. Per cui, con calma si va avanti. Allora, vediamo un attimo. Light bonfire. Sì. Hai fatto l'abisso? Io non ho nemmeno idea di cosa sia l'abisso. Però immagino che sia una cosa brutta. Qua sopra, volendo, ci sarebbe da mettere uno spiritello, tra virgolette. Ma non lo vedo. Per cui niente spiritello. Ma perché risulta così vicino a 290 metri? Light the bonfire. Ah, beh, giustamente, questa qui è una questione secondaria, non c'entra nulla con l'obiettivo. Beh, allora triggeriamo anche questa, dai. If only I could get it again. I could eat it again. Mamma mia, basta, non devo più parlare in inglese, veramente, sono rincoglionito. When I was young. Ok. Mm-hmm. I get it. Siamo sicuri? A sweet fragrant dish. A lot of fowl. Ah, le cosce sono. Sì. Beh, ti do gli ingredienti a posto? Ah, the sweetened mistress to Mr. Zoo. C'è mica un coso qua per cucinare da qualche parte? Vediamo. Non vedo cose per cucinare. Vabbè, ci andremo, dai. Con molta calma. Vediamo se magari qui dietro c'è qualcosa. Possibile che ci chiedano un piatto e non ce n'è che un posto per cucinare. Porcaccia, la pupazza. Va bene, dai. Allora, livello 45, però. Complimenti, dietro di me, eh? Troppo tardi. Niente, dai. Vediamo. Adesso andiamo. Gli slime sono troppo resistenti, il che fa presagire decisamente male, detto che sono i più deboli. Il tuo unico episodio di Doom Eternal era geniale l'idea. Ah, sì, ok. In realtà ne avevo fatti due o tre. Però, essendo una serie incompleta, ho preferito. Ah, sì, cavolo. Hai ragione. Allora, facciamo così. Ember. No, ho sbagliato, party setup. Andiamo. E al posto di Fischl. Ma in realtà solo lei è avanti con il livello, eh. Mi ricordavo meglio in realtà. Male. Vediamo se con Ember riusciamo ad accendere il fuoco. E in teoria. Ok. Proviamo a fare sto sweetened qualcosa. Che però non trovo.
Sweet Madam. No, non è questo in teoria. No, fermi tutti, fermi tutti. Mi ricordo male, forse. All the tastes die hard. The sweetened mistress. E come faccio io a farla? Ce l'ho già? Davvero? Delicious sweet madame. Ah, è questo, Ah, ok. This is the one, Mr. Zoo. Thank you ever so much. Please take this for your trouble, traveler. No, ma infatti non ho ben capito perché sembrava un altro piatto quello che dovevo dargli. Comunque va bene così. Allora, e andiamo avanti. Ma mistress dovrebbe vuol dire amante in teoria. E madame, signora, però boh. Può darsi che mi sbaglio. Allora, c'era light the bonfire da qualche parte. Dove è finito? Ah, eccolo qua. Sì, perfetto. Allora, mistress vuol dire signora? Davvero? Allora mi confondo con un'altra cosa. Vabbè, non importa, dai. E come avevo fatto a fare il video del... di Doom Eternal, dici? E lì c'è un sacco di lavoro dietro, non ho neanche voglia di parlarne. Fatto sta che ci ho impiegato tipo 3 ore per nulla, che non farò mai più, credo. 1200 di Adventure Experience. Ah, ok, adesso andiamo allora. Adesso andiamo. Quale giornaliera? Una a caso? Tutte e 4? Ah, ok. Ehi là. Bene. Riusciremo a salire qua? Guardate le gambe di Amber, che belle che sono. Ma devo farle effettivamente. Devo farle. Anche perché c'è proprio una quest che mi dice di fare 4 quest giornaliere. Incredibile, ma vero. Probabilmente sarà la prima e unica volta che c'è questa quest, per l'appunto. Per poi andare a parlare con Catherine. Allora, vediamo un attimo. Qua intanto c'è un Geoculus da qualche parte, credo. Bam! Ah no. Dai, perché non si attiva? Dov'è? Lì? Ok, adesso ci andiamo. Aia. Ma perché sto usando lei quando official di livello 39, dai? 34, quello che è. Vediamo che succede. Aspetta che non ho ancora ben capito come si usa... come si usa l'attacco speciale di Fischl, che si trasforma in... Oz, credo. Però va tutto in qua e in là. Boh. Aglio. No. Via. Aglio. Ah. Che liscio, cazzarola. Non ho capito. Ah, ho capito. Ho capito, quindi l'ho usata un po' male, diciamo, per il momento. Forse serve tipo negli spazi aperti, perché qua... boh. Cazzo. Dai, esplodi? Infatti immaginavo.
Perfetto. Allora, Chaos Device, che non ho ancora capito a cosa serve. Allora, qui c'è un teleport da attivare oppure una sfida, perché li confondo sempre in realtà. Vediamo un attimo. Bene, andiamo a prendere questo, dato che l'ho visto prima. Allora, benissimo. Fatto sta che light the bonfire non l'ho ancora fatto, se allora sono scemo. Ah, qua serve Geo, mi sa, eh. Allora, vediamo. Ma cosa ho fatto con Barbara? Ma... infatti, sì, è vero, è vero. Quella con la sigla della... con l'icona della musica. Mm. E mi sa che non serviva, dato che era già al massimo. Perché usandola veramente poco, delle volte mi dimentico. Mm. Allora, questo è andato, perfetto. Questo anche. Forse era meglio mettere Chang Yun, però vabbè. No, non fa danni. Beh, per curare posso immaginare, sì, che sia molto utile. Eh sì. Allora, Dead Leyline Branch. Così. Dai. Adesso in teoria investigate. Special meaning. In teoria qua dovrebbe servire il potere del Geo, perché una volta l'ho fatto per sbaglio e mi sembrava che fosse così, però non sono sicuro. Vediamo un attimo. Tac, party setup. Allora, Amber, Barbara. Via Amber. This world is full of unsolved mysteries. Ok. Stai scrivendo solo te, in che senso? No, mi sa che ho fatto una cazzata, sapete. Non era questo che dovevo fare. Evidentemente quella là era un'altra cosa che avevo visto. Vabbè, non importa, dai. E comunque di là in teoria. Credo. Summon's Diary. Ok. Cook, no, non ci interessa. Andiamo qua sopra. Ce la faremo? Ma per un pelo. Allora, qua. Fra l'altro ho appena tolto giustamente Amber. Non fa una piega. Party setup. Outrider Amber reporting. Ok. Defeat the opponents. Livello 27, porca miseria. Questo non va bene. Questo non va bene, eh. Vediamo. No, veramente non ho capito cosa faccio per la mossa lì. Non fa nessun tipo di danno, mi pare, boh. Anche qui è il colmo che si faccia male da sole, però così è invece. Aglio.
Beccatevi questo. Con Barbara ci curiamo. Ok. Meglio di niente, dai. Dove sto andando? Dove sto andando? Allora, uno è andato, eh. Ma basta! Ok. Ma come? Convinto che fosse morto, invece no. Vai, Yoz. Ah, lì c'è un coso da attivare. Ah no, è quello di prima, mi sa, eh. Buoni, 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 buoni. Ok. Read the text. The text... Dov'è il testo, scusate? Cazzo, no, mi sto facendo male. Quale testo intendono? Scusate che mi sono perso un attimo, eh. Ah, è nascosto da queste parti? Ah, eccolo qua. Scribbled notes. This whole thing about the bonfire granting wishes is utter nonsense. Though the treasures buried underneath are genuine. Boss said I should leave the slip of paper where I found it and just wait nearby. People are bound to fall for it. And as soon as the fire lights up, a very lucrative stroke of genius this one. That said, there's more treasure here than I can move all in one go. Boss says I should first bury it on the highest peak in Kuyue Slope. There's a big old white red tree on top of the mountain. I'm sure she can't miss it. Allora, sì sì, ho capito, capito, fermi tutti, eh. Find the treasure's location. Kuyue, Kuyue Slope ha detto una cosa del genere, vediamo un attimo. Speriamo ci sia scritto il nome da qualche parte, eh. Kuyue Slope. Vabbè, ma da che parte è? Boh. Sarà via per di qua, credo. Fra l'altro qui c'è anche un punto da prendere ancora. Dato che la mappa è praticamente inesplorabile, vista così. Mi sa che dobbiamo andare di qua, sapete. Dobbiamo andare di qua, c'è poco da fare. Allora. Ok. Ah beh, dobbiamo cercarla bene. Dobbiamo cercarla bene. Perché ci hanno detto la zona, ma io quella zona lì che si chiama Kuyue Slope non so dove sia. Per cui vediamo un attimo di esplorare bene la mappa e dopodiché teoricamente dovrebbe esserci scritta, insomma. Allora, alla nostra destra, di qua, intanto c'è un bel nemico, ma soprattutto c'è la statua da attivare che ci rivelerà la mappa. Infatti, infatti, avere una mappa bella grande e pulita è fondamentale, direi. Fondamentale perché non riesce a fare niente. Ciao Angelo, 30 minuti? No, sbagliato parte. Ma come, porca miseria? Di là dovevo andare allora? No, di qua. Ah, ecco, perché si è girata lei al contrario, ma perché? Allora, io ho idea che sia quella là sopra, eh. Vediamo se riusciamo a fare una furbata di questo genere. Fra l'altro qui c'è anche una cassa. Una zona dove puoi andare in un'isola volante. Assurdo.
Per cacce leggendarie? Ah. Ui là là. E questo come si sfonda, che è la prima volta che lo vedo? Con Geo? O con la Claymore? Proviamo con Geo, dai. Mi ispira, provo. Bam! Sì, ha funzionato, direi. Non so se bastasse magari una Claymore, fatto sta che così ha funzionato, per cui va bene così, direi. Kianeng! Allora, vogliamo andare là sopra noi, eh. Vediamo se riusciamo ad arrivare almeno a metà, planando. Ah, queste parti sono molto rilassanti e molto piacevoli da fare. Però mi sa che cadiamo corti, eh. Là fra l'altro c'è anche uno spiritello che potrebbe essere attivato. Però vabbè, lo faremo più avanti, dai. Io voglio sbloccare quello lì nel frattempo. Un po' alla volta ci arriveremo, Obith, ci arriveremo. Ok. Allora, fermi tutti. La scalata? In che senso? Cosa intendi come scalata? Oi, è qua? Ah, sono da rompere questi qua. Sigillo Geo, perfetto. Ah, sì, 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 come conformazione tipo dici. Vediamo se riusciamo a... Bene. Certo che potevano mettere dei nomi un po' più inglesi, eh. Leggermente. Però vabbè, dai, non importa. Vediamo se riusciamo a fare worship. 8 ne ho. E vai. E vai. Sì, certo. Lo so, però è strano. È strano perché comunque il gioco è a livello mondiale. Però va bene, ho contenti loro. Addirittura su PS4 i trofei non sono nemmeno tradotti in inglese. Sono solo in cinese, coreano, quello che è, insomma. Adesso non mi ricordo mai. Non sono neanche tradotti in inglese. Boh. Allora, qui abbiamo un tempio, quindi un dungeon. Qui abbiamo un teleport. E non c'è mica tipo un altro punto della mappa da prendere. Questo qua, cavolo. Allora, io direi di andare qua, visto che ci siamo. Quindi alla nostra sinistra. Di là. Non lo vedo però. Deve essere ben di là, mi sa, eh. Allora. È piuttosto grande, eh sì. Sì. Adesso non dico che sia il più grande di tutti i giochi, però sicuramente è bello ampio, ecco. Sicuramente è una bella sfida con altri giochi. Sì. Per cui tanta roba, ecco, sicuramente. La zona di Inazuma sarà in giapponese. Ah, ok, bene, bene. Vedremo se un più avanti metteranno anche una parte americana, tipo. Scherzo. Teleport. Perfetto. Poi cosa abbiamo qua? Uno alla nostra sinistra. Quindi di là. Vediamo se ci arriviamo. Sperando che non sia lì sopra. Due mappe su 7. Però. Però. Che giro facciamo? Questi qua sicuramente... New entry. Infatti l'ho visto io che è cattivo questo. Ruin Hunter. A formidable mechanical being found in the ruins. When suspended in mid-air, it is highly dangerous, but also exposes the core on its head. E... Ok. Livello 32? Oh cazzo. Beh dai. In realtà non mi sembra che abbia particolarmente tanta vita. E fu così che con un colpo mi tirai via 350, bene.
Queen Fräulein. Ups, forse è meglio scappare. Forse è meglio scappare, Allora, vediamo qua cosa serve per sbloccare questo dungeon. Party level 50! No, direi proprio di no, Non ci siamo. Allora, qua sopra è... Ah, utile sapersi. Carina come idea. Allora, qua sopra abbiamo detto, che cazzo? Allora. Meglio di niente, direi. Sarebbe il caso di livellare un po' anche gli altri, Vediamo se ce la facciamo ad andare là sopra. Cazzo, è distante però, È molto in alto. Anche se abbiamo un po' di stamina, non lo so. La vedo critica io. Dai, vediamo. Senza scattare, forse è fattibile. Io vi ricordo sempre che se ipoteticamente mi scappa qualche messaggio a cui rispondere, taggatemi così viene illuminato, Perché non è sempre facile leggere tutto. Ce la faremo? Forse per un pelo. Forse, vediamo. Dai, resisti! Ovviamente ci sarebbe sicuramente una strada più facile, ci sarebbe stata, probabilmente. Ma noi facciamo sempre quelle più bastarde, per cui va bene così, dai. Allora. Ok. Ci sarà stata, che cazzo ho detto, vabbè. Allora, andiamo qui sotto. Quindi... di là, più o meno. Devo anche prenderle questo, Vai. Dovrebbe essere di qua in teoria, Però comincio ad avere dei dubbi, onestamente. No, dai, è giusto. Dopo il lago. Eccolo là. Oh, porca miseria. Mamma mia, stavo per fare un danno da caduta. Non indifferente, direi. Non ci avevo neanche fatto caso quando ho cominciato a planare. Allora. Mi sono dimenticato, è vero. Mi sono dimenticato. Sono abituato... non sono abituato a farlo, più che altro. Allora, ok, vediamo cos'altro possiamo fare qua. Questo qua, Quindi di là. Mi sa che questo qui è distante però. Qui c'è un Geoculus da qualche parte, in teoria, eccolo lì. Però è bello alto, mi sa che ci dobbiamo buttare dalla torre per prenderlo. Vediamo. O almeno credo, perché non sono sicuro. Ah, quindi non toglie tutti i danni comunque. Male. Ci arriveremo. Giusto. Allora, stavamo dicendo di andare... sì, dritti di qua. Di qua. Sì, effettivamente sì. Effettivamente sì. Di cosa abbiamo? Una cassa protetta da...
Chi sei tu? Livello 32. È troppo forte, mi sa. Sì, direi che è troppo forte. Andiamo via, dai. Niente, questa zona qua è troppo alta di livello per noi, eh. Solo Fish le riuscirebbe a tenere la testa più o meno, ma è morta, per cui non è fattibile, ecco. Altre casse nascoste qua, vediamo un attimo. Ma io volevo solo andare là, cavolo. Livello 30. Che cazzo sono questi qua? Ma perché che not switch character? Sì, adesso la resuscito. Era solo per dire che non volevo sprecare cose, però vabbè, dai. Devo potenziare Chang-Yun con la cosa, comunque con la Claymore, eh. Perché non posso avere solo Fischl di livello 30 qualcosa. Non va bene, diciamo. Allora, facciamo così, dai. Allora, con questa 150, oppure Restores, Revives, 100, 150. Beh, ok. 10% di max HP. Oppure 20% di max HP. Sazia. Quasi sazia, bene. No, questo qua... No, è piena anche lei. Ok. Bene. Siskal lo conosco e purtroppo è un gioco che non ha avuto il successo che meritava, ecco. C'è sul canale, eh. C'è sul canale quel gioco lì. Purtroppo non ci gioca più nessuno, per cui è impossibile giocarlo, anche se uno volesse. Allora, i suoi attacchi di ghiaccio, beh, con area 2 intendi, giusto, nell'area. Ma sta cosa qua cos'è? No. Vabbè, morirà, prima o poi. Aio. Cazzo. Bene, dai. Guarda, non te lo consiglio. Non te lo consiglio. Rischi di buttare dei soldi perché non troverai mai con cui giocare. Con chi giocare, voglio dire. Che dolore. No. Bene, speriamo che ne sia valsa la pena. Exquisite test, ok. Perfetto. Portiamo un attimo su Chong-Yun, che è meglio. Allora, questi qua si rompono con il fuoco, forse. Vediamo. Ah sì, è vero, con la Claymore anche. Ok, allora mettiamo Chang-Yun, così lo livelliamo un attimo se riesco. Perfetto. Allora, Enhance Attributes. Ah, deve ancora scendere lui, porca miseria. Ecco perché non l'ho potenziato. Cazzo. Devo trovare quelle gemme azzurre, eh. Ah,
Crystal Chunk. Devo trovare tassativamente quelle gemme azzurre lì io. A sinistra è. Porcaccia la miseria. Ma dove sto andando io allora? E questo? Ui là! Dai, muoviti. Vai da qualche parte. Ma qui toccava 2 secondi fa. Com'è possibile? Vediamo che strada ci fa fare. Il Frost Regisvine, oppure le compri. Dov'è che vanno comprate? Perché a Mondstadt non mi sembrava che ci fossero, eh? Da scambiare con i sigilli animo. O almeno non mi sembrava, perché altrimenti le avrei comprate l'altra volta. Bene. Ok. C'erano, sì, davvero. E allora me le sono perse. Porca miseria, è là sopra. Livelli 32 questi. Vediamo se riusciamo a farli incazzare. Another test subject. Cazzo. Ma dai, ma che culo ha avuto quello lì? Ti è passato in fianco la freccia. Ancora. È morta. Forse è meglio cambiarla, poverina. Trentacinque, trentasette, ho visto, infatti mi sa che eviterò per il momento. Mi sa che eviterò. Per carità, anche livello 32 sono fattibili come nemici, però. Andiamo a prendere sta cassa, va. Io spero sempre di trovare dei drop decenti. Che poi è una cassa comune, fra l'altro. Ah. Allora, vediamo un attimo, eh. Alla mia sinistra, ok. Però noi vogliamo rompere questi, vediamo un attimo. Ah, su uno dici. Puntare solo su quello. Infatti è quello che ho fatto più o meno con Fischl, però mi sa che mi sono un po' pentito. No, questo qua mi sa che serve il fuoco, vero? Per romperli questi. Allora. Togliamo Mona, mettiamo Ember. Leave it to me. Allora, tac. Game join request. No, non ora. Non ora, direi. Allora. Beh, ma qui cosa cerca? Non ho capito. Niente? Ah, elettrocristallo. Quelli qua. Allora, vediamo un attimo. Qui a sinistra. Riusciamo ad arrivare qua sopra in qualche modo? In teoria, sì. Infatti ho visto che Fischl effettivamente è buona, ma non buonissima, diciamo. Per il momento, eh. Sarà perché devo anche imparare un po' ad usarla, eccetera, eccetera. Però avrei voluto fare... Sì, anche le armi, è da tantissimo che non le livello. È vero, sono d'accordo.
Ma è perché speravo di prendere qualche arma di livello, insomma, di 4 stelle o 5 e poi potenziarle, piuttosto che sprecare le risorse su qualche arma deboluccia, ecco. Tanto il mio motto è sempre questo, finché non hai problemi, perché farti problemi? Cioè, nel senso, perché stare dei quarti d'ora nel menu a fare certe cose se in realtà riesci a progredire senza troppi problemi, ecco. In teoria, però, il ragionamento è giusto, Io a intervalli regolari controllo il menu e controllo le armi. Ecco, per il momento sono passato un'oretta, sì e no, dall'ultima volta che l'ho fatto, per cui non credo ci siano proprio queste rivoluzioni in teoria. Non so se mi avete compreso, diciamo. Però è il caso di farlo, Non dico che non sia, che non serva. Allora, qua siamo a posto. Qua siamo a posto. Ci manca un punto qui in città, porcaccia. Ok. E poi questo qua vorrei prendere. Però è distante, cazzo, Mamma mia, se è distante. Qua c'è un altro teleport. Un teleport anche qua. Ma chi è che ci arriva qua? Non è mica poco questo spazio, Oppure vediamo cos'altro abbiamo da fare. Posto sconosciuto qua, un altro punto qua. Vabbè, dai, è il caso di farlo. È il caso di farlo. Siamo in vena di esplorazione. Esploriamo. Allora, slingshot. Adesso controlliamo, perché è buono, dici? Ma credo di averlo, sai. Credo di averlo. Semmai, sai cosa, Fischl sono abbastanza sicuro che non abbia, cioè la sua arma è unica e quindi non l'ho ancora rifinita, diciamo. Vediamo. La roccia gialla, sì, ho visto. Allora, proviamo ad andare di là, dai. Sblocchiamo quell'altro punto. Dai, stamina, ripigliati. E vai. Mi sa che è distantissimo quel punto, comunque. Probabilmente me ne pentirò. Ma va bene così. La fine della storia della cuoca, com'è finita? Che l'ha battuta. L'ha battuto. Semplicemente. Ok. Poi, qua c'è un coso. Stavo controllando un attimo la chat. Che sia qui dentro. Se non vi rispondo, non prendetevela. Ripetete la domanda, non è un problema. Ve lo dico io, fidatevi. Eccolo! Vuoi vedere che è quello che serve a Chang-Yun questo? Core lapis? No, non credo. Dici che sia quello lì? Così cool abbiamo avuto. Ah, serve anche quello. E questa cosa qua che cos'è? Da usare con Amber, forse, vediamo. Oh, porcaccia. Era camuffato. No, è solo che è un posto così strano dove vederlo, diciamo. Pensavo fosse tipo, non lo so, una mini quest, boh, non so neanche descriverlo onestamente. Muori. Vabbè, ci ha dato qualcosa di carino, va bene così, dai. Andiamo via. E di qua. Sarà una lunga scampagnata, Molto lunga.
Vediamo cosa possiamo fare. Ma qualcuno di voi mi ha mandato per caso... Ui, e questi? Nemico nuovo. Jarvishop Hatchling, a small and very nimble lizard hatchling. When its attacks are deflected by a character with a shield, it seems to be paralyzed for a moment by the recoil. Ah, quindi ci sarà anche qualche personaggio con lo scudo, insomma. Ehi, 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 ehi. Aglio. No, fa lo stesso, dai. Andiamo di qua. Fa lo stesso. Vediamo se è la direzione è giusta. Mi sembra di sì, perché c'è un fascio rosso via per di là. E ne scappiamo. Così. Ah, sì, hai ragione. Ce l'avevano detto, mi sa. È vero, è vero. Ok. Ma non è abbastanza. Fra l'altro, stavo dicendo, qualcuno per caso mi ha mandato una richiesta di amicizia da qualche parte? Lasciamo stare allo shop. Today. Cosa vuol dire today? Ah, accetta. Ah, ok, ok, ok. E Angelo. Ok, perfetto, va bene. Qui cosa abbiamo? Mail. Claim. Certo, eh. Claim. Mm-hmm. Vediamo un po'. Quante primogemme ho? Possibile che ne abbia 1600? 1311, peccato, non riesco a fare 10 pull. Vabbè. Non riesco a farli. A meno che non converte le altre cose. Bene, bene, vi ho accettato allora. Vi ho accettato. Ah beh, giustamente, aveva solo 4 di vita. Povero sfigato. Datemi la cassa. Aio. No, lo scudo, eh. Bastardo. Aia, 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 aia. Vediamo Fischer quanto male fa. Cazzo. Porca miseria. Ma recupera anche vita l'infame, sì? Quando si rifà lo scudo? Sì, meglio, dai. Volevo tenermene da conto, ma forse meglio di no. 150, tac. Ah, già, giusto. Overload. E che cacchio? Sbagliato. Mm.
Mi servirebbe Diluc qua, porca miseria. Ma non ce l'abbiamo, per cui... Ah sì, è vero, è vero, è vero. Perché una volta che tu provi a fare lo switch ti dice, vuoi rianimarlo? Sì, sì, giusto, giusto. Però non me lo cura così. Per cui c'è il rischio che lo rianimiamo. Ma... Cazzo. Uffa. Vediamo se il ferro riesce comunque a romperlo. Che palle. There's still a long road ahead. Noel. Leferri è morto pure lui, ma che cazzo? Sapete che Noel non l'ho mai usata? Che arma ha? Anche lei ha la Claymore. Ma non lo sapevo. Ma Chang-Yun è morto, e quello è il problema. E non posso rianimarlo. Altrimenti l'avrei fatto, eh. Allora, via per di là. Dai, usiamo un bel livello 1, vediamo un po' come va. Però è bella come personaggio lei, perché dite che fa schifo? Perlomeno in tanti mi hanno detto che fa schifo. Ok. Ai ai ai. Ma perché ha tipo delle abilità scarse tipo? Questo qua mi sa che è uno scudo. Male. Però è molto carina. Molto carina. Ah, ok. Già meglio per lei. In quel caso. Questo qua è da accendere con Amber? No, elemento geo quello lì, vero? Infatti. E... Ferry mi sa che è morto. Vediamo un attimo. Party setup. Allora, togliamo Noel. Posso usare anche Noel con lo scudo? Con l'abilità scudo? Ah, già. È vero. Sì, non ho capito cos'ha sbloccato, però... Cioè, cos'ha attivato sto coso qua? Ah, ce n'è un altro qua, ecco perché. Colpa mia. Mi sa che ce n'è un altro ancora, però. Da qualche parte. Vediamo. Allora, uno lì, uno là. Ah, forse l'altro è qui dentro. Vediamo. Sì. E vai. Ah, che fregatura. Ah beh, con livello 1 poi. Cioè. Allora fermi tutti, va. Fermi tutti. Bene, ho Noel in party. Party members attack by 81 per 300 secondi. Perché non posso... Ah, l'ha usato adesso, ok. Aia. E che cazzo. Le mancava vita? Non lo so onestamente se ho fatto bene.
Sì, sì, posso farli rivivere effettivamente, ma posso cambiarli finché... No, così non ci siamo, eh. Overloaded. In battle no, è per quello che dicevo. Aia. No, sono troppo forti questi. Non me l'aspettavo onestamente. Sì, meglio dai. Mi sa che hai ragione purtroppo. Andiamo via, va. Ecco, dopo tutta quella fatica. Fra l'altro a Noelle in party. Ma dettagli dai. Allora, dov'è il punto qua? Alla mia destra. Là c'è un'altra cassa protetta. Sbagliata direzione, in pieno. Cacchio, ma là sopra è. Vabbè. C'è un po' di strada da fare qua, eh. Sì, beh, mi sembra che c'è una montagna lì in parte. Dopo bisogna planare, da quello che ho visto io. Credo. Oppure c'è una corrente ascensionale. Allora. Aspettiamo un attimo. Tac. Dai, qui c'è una sosta, credo. O almeno, forse. Vediamo. Ah, la roccia si può rompere. Infatti mi sembrava un po' sospetta, porca miseria. Questa qua, vediamo. Con Noelle proviamo. No, Noelle non così. Ah, grazie, grazie Angelo. Avevo il sospetto, dopo ho detto, ma, boh. E invece sì. Allora. Il main party da scendere. Ho capito, ho capito. Non è facile. Allora, una è sicuramente Fischl, dato che in tanti me l'hanno consigliata. L'altra sarà sicuramente Changhyun. E poi Barbara e Mona, credo. Oppure no. Non è che abbia tanta scelta. Questi qua sono i personaggi che ho preso. Gli altri sono i personaggi base, per cui boh. Voi cosa dite? Mona è un buon danno per secondo. Bene. Non che mi piaccia particolarmente il fatto che usi il libro magico, però. Però se è buona, è buona. Mona è buona. Ah sì. Per l'esplorazione, dici Barbara, perché? Ma poi mi è sfuggito... Ah, riduce il consumo di mana. Di mana o di stamina? Ah, ecco. Ok. E... Beh, ma alla fine il barbatrucco per arrivare là qual era? Che non ho capito. Dovrebbe esserci una corrente. Speriamo bene. Vediamo se qua si mette in piedi. Perfetto.
Beh, dai, in qualche modo ce la faremo, sì, non vi preoccupate. Ma quindi Barbara riduce sempre la stamina, anche se la metto adesso? Le avevo detto di planare, però a quanto pare non lo ha capito. Ah, con il primo, ho capito. Non so se l'ho fatta con lei l'ascensione, sai. Cos'è questo? Rotate? C'è un altro punto là sopra. Se sapete cosa serve questo, ditemelo pure che non mi offendo, eh. Mamma mia. Ok. Più tardi. Va bene. Oh, perfetto, un altro pezzo di mappa. Non credo di avere... due ne ho. E ne servono 12 qua, hai voglia. Per sbloccare l'isola volante, però è lungo. Però sarebbe interessante. Più che altro, come ci si arriva là sopra, cazzo? Sempre scalando, sì? Per forza di cose. Verso la montagna più alta. Che sarebbe questa, Crin. Sì. E poi? Scalare, scalare, scalare. Che culo! Mica tanto. Sì, mi sono dimenticato. Lo so, mi sono dimenticato. Dai, facciamola, facciamola. Via il dente, via il dolore. Prima o poi è da fare, facciamola. Allora, la montagna più alta è quella là, eh. Mi confermate? Tac. Così. E poi? Devo andare... Ma se l'avevo già fatto prima. Però mi sa che non è l'unica, eh. Mi sa che non è l'unica da ruotare. Ah sì, tre, sì sì, è vero. Me l'avevi già detto prima, hai ragione. Vi ricordate dove sono le altre? Perché io da qui non vedo nulla. Chissà. Vabbè, comunque andiamo a prendere il teleport là. Apri la mappa, vediamo. Porca miseria caduta. Scala la montagna più alta. Mamma mia, ok. Vabbè. Sì, hai ragione, ok. Vediamo, Ho un bruttissimo presentimento, ma ci proviamo lo stesso. Tre punti di waypoint. E in quei tre punti ci sono i cosi, i cigni. Chiamati anche cogni. Per gli amici. Allora. Common chest. Ma dai! Ma non mi lasciano mai in pace questi, Pure qua, cavolo. Vediamo il 48%, anzi 54% di... Fischl. Seasoned Hunter's Bow. Allora, vai là. Mi ha respawnato. Ma che cazzo? Allora, vediamo, da qua direi che possiamo andare qua sopra. Certo che sta parte è... Ok, per carità, abbiamo Fischl come personaggio per scalare, per cui bene o male fa anche piacere, però avrei anche evitato. Avrei anche evitato.
Allora, di qua. Non manca tantissimo, diciamo. Dobbiamo capire bene da che parte andare. Io direi provare ad andare lì. Credo. Che forse si mette in piedi e recuperiamo la stamina. Qua no, ci speravo un po', però va bene. Forse anche qui si mette in piedi in realtà. No, eh? Magari. Allora, aspettiamo. Perfetto. Anche quella lì era una bella pietra dove stare in piedi. Però dai, manca pochissimo, per cui va bene così. Ce l'abbiamo fatta. Oilà. Read. Allora, the one who may ascend is the one who kowtows atop the three mountains. The sun, moon and stars shall it shine, and auspicious signs shall be sent by the three divine birds. Ah, it's a real headache trying to make sense of the Adepti and all this other stuff in Liyue. This must mean we have to find three shining birds on top of three mountains, right? Sì, attiviamo e andiamo. Ah beh, immagino che sia molto comodo piuttosto che scalare nuovamente, per carità, va. Allora, vediamo un po', ragazzi, eh. Allora, sembrerebbe che, vediamo un attimo, se faccio l'elemental sight, uno secondo me è di là. Anzi, è sicuramente di là. L'ho attivato, sì, spero. Secondo me uno è questo. Wagwang Stone Forest. E qua c'è anche un teleport, fra l'altro, per cui... Bene. Avere tanta stamina è comunque fondamentale, eh. È una manna dal cielo, direi. Infatti non vedo l'ora di aumentarla ulteriormente. Allora, perfetto. Adesso andiamo qua. Monte Aozang. I must leave no stone unturned. E questo? White iron chunk. Perfetto. Allora, rotate. Beh. Ah, ok. Prima non si era triggerata sta cosa. Forse... Boh, troppo veloce. Allora. 2 di 3 fatte. Bene. E l'altra? L'altra. Allora, io direi che... Sì, ho visto. Ho visto quella cosa lì della lineetta. È vero.
È questo qua, vero? Quello centrale, mi pare. Montagna di Ambra. Quella là? Porcaccia la pupazza. Ai 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 ai. Ok. Vabbè, io mi butto e plano allora di qua. Sì, vedo, vedo la lineetta, Angelo. Bene, bene. Uila! Dai, vediamo se siamo fortunati e riusciamo a prenderlo. E vai, che culo. Sì, vabbè, ma... Quanto imboscato l'hanno messo sto coso qua da prendere? Bam! Allora, io direi di provare ad andare di qua e poi sfruttare un po' qualche appiglio, vediamo. Anche se stiamo calando molto velocemente per i miei gusti. Dai, tanto qua si mette in piedi, vero? Sì, eh. Ma stai scherzando? Ma c'è orizzontale. Ma dai. Ma io facevo affidamento qua. Anzi, no, qua si è messo in piedi per fortuna. Ok. Ok. Allora, io speravo di andare qui sopra. Ah. Vabbè. Mi serve uno spiritello. Non ho idea di dove sia. Allora, è meglio fare la strada semplice, va. Fra l'altro là c'è una challenge, credo, sapete? Vabbè, andiamo di qua, dai. C'è una challenge lì sopra. E questo coso qua? Fa cocero? Ma se ho fatto il cambio con Barbara? Aio. Ho come il vago sospetto comunque che Barbara abbia un'arma un po' del cacchio, eh. Infatti purtroppo ho notato, è solo che puntavo sul suo elemento acqua, ma... No. Non ci siamo, eh. Non ci siamo purtroppo. No. Caduto di sotto. Ma dai, dopo tutta la fatica che ho fatto per provare a batterlo, perso così, vabbè. Qua ci dovrebbe essere un... Cazzo. No! No, che cazzo stai facendo? Niente, non l'abbiamo preso, eh. Basta fare così, Barbara, porca miseria. Voglio prendere questo io. Ah, perfetto, dai. Oh, incredibile. Vediamo.
Vediamo se riusciamo a vedere la challenge che vi dicevo prima. Cosa abbiamo qui sotto? C'era qualcosa che brillava, mi pare. Ah, un Geo sigillo. Ce ne sono di cose da fare, eh? Cavolo. Start challenge. Magari senza Noel, eh? Allora, vediamo un attimo. Party setup. My demon expelling mantra is ready. Ok. It is as the stars foretold. Level up. Portiamo su Barbara, dai. Ok. Tanto sono tutte utili, per cui va bene così. Un opponente? Sì, ma in 30 secondi. Cazzo. Ah, beh. Ma... vaffanculo. No. Ma che merda. Che merda. Porca di quella miseria. Come cazzo ci torno io là sopra adesso? Che sono tipo super in basso. Ma che due palle. Ecco perché era difficile la challenge. Bastardi infami. Ah. Non me l'aspettavo. Dai, ma non ti metti in piedi qua, no? Ah, niente, mi sa che cadiamo qua. Vediamo. Forse qua. No. Che due coglioni. Che due coglioni. Che due coglioni. Di qua dite. Vabbè. Che due coglioni. Vabbè. Ma tutto ciò spero ne valga la pena. Allora. Speriamo. Allora. Monte Hula, giusto? Sì, quello là. Vabbè, andiamo. Speriamo bene. E niente, qua mi tocca fare il giro, dai, per forza di cose, c'è poco da fare. O di qua o di là bisogna farlo, sto giro. Che palle. E la stamina, e la stamina, e la stamina. Bene, dai. Bene. Bene, molto bene. Molto bene. Che due palle. Allora, vediamo di prendere...
Il Geoculus che magari è qui sopra, mi sa. Ma che due coglioni. Ma perché ce l'hanno su quello scalare in sto gioco? Perché? Perché è bene scalare sempre, ovunque, per qualsiasi cosa. Fermali. Cioè, mancava tipo... 2 secondi mancavano, vabbè. Quando uno è fortunato, Incredibile. Cioè, si è messa qua in piedi? Ok. Ma prima no, vabbè. Dov'è il Geoculus? Dovrebbe essere da queste parti in teoria. Però non lo vedo mica. Che sia qua sopra? Tutti morti sono i personaggi. Non lo vedo mica. Sarà qua sotto allora, Non è che ce ne sono molte scelte. E poi ce n'è uno lì. Sul tronco, No, vuol dire che l'ho perso? No, secondo me... Cazzo, è vero. No, ma mi sa che avete ragione, sapete, che ce n'è uno là nella chioma dell'albero. A meno che non sia qua sotto. No, no. È proprio là sopra. Ah beh. Che furbata che ho fatto. Per un pelo. No, ma ce n'è un altro, ce n'è. Ce n'è un altro. È veramente là. Ma poi questi cosi qua, una volta presi spawnano all'infinito? Oppure ce ne sono un numero limitato in giro per la mappa? No! Non mi ero accorto. Allora niente, dai, andiamo con calma. Ah, limitati, ok. Ce n'è uno lì nascosto, è incredibile. 131. Cavolo. 10. Sono abbastanza sicuro che sia qua, Però non è mica facile vederlo, sapete? Vediamo. Allora, così non si vede una cippa. Dovrebbe essere da ste parti. Possibile che abbia visto male. Cioè, dice che è qua, Però non mi sembra effettivamente, boh. Ma no, ma c'è nella mappa, Come faccio ad averlo già preso se c'è nella mappa? C'è nella mappa. E poi l'avevo visto io fra le foglie qua. C'è nella mappa. Vedete in alto a sinistra. Però non capisco dove. O si è buggata la mappa allora, oppure non so, Boh. A me sembra di averlo visto prima, onestamente. Non so. Pensavo di aver visto sto riflesso arancione da qualche parte, ma... A questo punto non sono più sicuro, Vediamo, proviamo a fare una cosa così.
Edit birthday. Oh. Allora. È vivo le Ferri, ma. Just what will we come across this? Bene, dai, sono contento. No, volevo provare a mettere la piattaforma qua per vedere se riuscivo a vedere più in alto. E allora si è buggato, dai. Anche adesso che c'è scuro, effettivamente non vedo nulla. È un po' una bastardata. Mi sa che avete ragione allora. Ma allora perché c'è nella mappa, cazzo? Perché c'è nella mappa, porca miseria. Vabbè, dai, non importa. Andiamo qua prima, dai. Dopo andiamo alla torre, sì. Si è buggato allora nella mappa, Ma che cazzo fai? Boh, incredibile. Riusciamo a fare prima questo waypoint? Sì, dai. Game join request. Nope. Non ora. Allora, vediamo un attimo qua. Ma no, Cook. Ok. Time for some training? Beh, più in fretta di lui. Allora, anche qua ce n'è un altro, secondo la mappa. Sì, effettivamente sto giro qua è vero. Allora, vediamo un attimo, Ma che cazzo? Ma l'ho appena rianimato, ma che due coglioni. Ma perché sono spawnati i nemici così a cazzo? Che non ho capito. Cioè, boh. Così, a caso. Vabbè. Volevo prendere quello? No, mi hanno ucciso. Ah, ecco perché è colpa di questa cassa, mi sa. Ma se vai giù? Cosa succede? Che adesso me lo fanno spawnare qua di nuovo, giusto? Al massimo della vita. Che bello. Ma che belle queste cose. Che cose simpatiche, Dai, basta scudo, basta, basta. Finalmente. Cioè, io volevo prendere quello.
Allora, vediamo un attimo, eh. Sì, ma perché plani quando vuoi tech? Non capisco. Niente, non salta, eh. No. Pure voi ci siete. Ma non è più finita qua, eh. Infatti mi sa che mi devo mettere un po' più sopra, sì. Speravo di farcela da lì e invece no, purtroppo. Purtroppo è troppo basso lì. Allora, vediamo un attimo, eh. Quanto in alto, punto di domanda? Proverò ad arrampicarmi sulla roccia. Vediamo qua se c'è un punto per stare in piedi. Magari qua, tipo. No. Bene, dai. Sembrava, invece no. Che due coglioni. Li odio ste cose io. E se mi arrampico sull'albero? Allora io direi che finalmente possiamo. Fermi, perché c'è un coso di qua. Sembrerebbe un Geoculus, vediamo. Ma dove? No. Grazie. Anche poi è là sopra, figuriamoci. Vediamo, secondo me qua ci sono dei punti di sosta, che potrebbero farci comodo. Tipo questo, in teoria. E se non funziona. E qua andiamo in questo qua. Sì, dai, direi che è abbastanza piano. Perfetto. E dopo da qui andiamo. Qua è un problema in realtà, eh. Qua sopra, credo. Qua in teoria dovremmo farcela, però non sono sicuro. E infatti non ha funzionato bene. Speriamo in questo allora. Anche se ho dei seri dubbi. Qua, dai. No, è ancora troppo ripido. Porca miseria. Qua deve funzionare per forza, però, eh. Ma dai, ma stanno scherzando. Ma che cazzo è? Ma... ah, ecco. Però qua è alto, eh. Potevo sfruttarlo un po' meglio che la piglio lì, vabbè. Allora. Sì, effettivamente, forse delle volte è colpa mia. Hai ragione. Hai ragione.
Dovrei provare, diciamo, a rilasciare, ecco. Va. Allora. Cor lapis. Ok. Di qua. Qui c'è qualcosa da leggere, eh? The mountain shaper's power stems from both inner enlightenment and external knowledge. As the dragon spits that which turns to ember, and as the swallow regurgitates that which becomes its nest, so the adeptus harness the power of nature to build an ember prison. Ah, praticamente è la storia, diciamo, di come questa montagna è fatta da ambra, tra virgolette. Ah, fermi tutti prima che muoia di nuovo, per carità. Ok. Ok. Ah, lo so. Cioè, posso immaginare, diciamo. Non ne ho trovati moltissimo per il momento, però posso immaginare, ecco. Oh, perfetto. Bene. E l'altro Geoculus mi sa che è alla cascata, eh. Comunque sblocchiamo prima il teleport, per carità. Perfetto. Beh, ma... Ah, è questo, eh. È questa qui l'altra gru, ragazzi, vero? Sì. Sicuramente. Adesso ci andiamo, dai. Vediamo come faccio a prendere il Geoculus che c'è da queste parti. Dovrebbe essere di qua, in teoria, però. Non lo vedo mica. Ah, eccolo lì, ok. Con calma. Con molta calma. Che è meglio non scazzare, va. Perfetto. Bam. E mi sono fatto male. Allora, tac, teleport. Qui sopra. Allora, c'è un boss che evoca aquile di acqua che mi tolgono 5.000 di danni. Porca miseria. Allora, mi sa che hai affrettato i tempi, secondo me, perché è troppo difficile, detto così. Detto così sembra troppo difficile. Allora. L'aquila era... non di qua. Ah, eccolo là, perfetto. Livello 37. Beh. E tu sei di livello 45. Boh, allora è difficile e basta. Bene. Ce l'abbiamo fatta, eh? Credo. Per cui vediamo di andare qua sopra. Vediamo che succede. Vediamo.
Proviamo. Allora. Activate. Bene. Ah, che bello. Ok, e qua ce n'è un'altra. Sì, vabbè. Grande. Allora, così. Va bene, proviamo ad arrivare lì. Benissimo. Che figata. Wow. Read. This place above the clouds is built on a foundation of Plough Street, one of the marvels of the world. Its original purpose was to serve as my private sanctuary, somewhere where I could get away from the world and escape the highs and lows of normal life. Cazzo! Then the Adepti took over the place as somewhere they could focus on seeking ultimate truth in seclusion. Now that Taishan Mansion is sealed off, they finally returned the place to me. It's great to have it back, but I'm over it now. I want to go back to the world for a bit. I probably start with Gilly Plains, fitting, really, around the trip to the Plains of Returning and Departing, as they're also known. However, around for a while, then hover away on a hovering stone. Ah, il suo santuario di pace. Bene. Beh, abbiamo trovato due artefatti viola, mi pare, sì. Due artefatti viola, per cui bene direi. Bene direi. Possiamo ritenerci soddisfatti, dai. Si fanno delle foto bellissime. Ah beh, immagino, immagino. È fantastico come posto. Exiles Feather. Quindi è un set dell'Exiles. E anche una ricetta. Exorcism uses thaumaturgy and martial arts to conquer evil. There are other me. Whoops. Vediamo se riesco ad attivare questo. Visto che ci siamo. In qualche modo, credo. Dietro di me. Quindi di là. Di là in teoria, vediamo. Ah sì. Bello, bello però. È stato bello come cosa. Molto bella davvero, grazie per avermela consigliata. Molto bella. Dopo guardiamo gli artefatti da equipaggiare. Peccato che non abbiamo il set intero purtroppo, però sono belli. Non so se sia là sopra o qui sotto il teleport. Boh, vediamo. E questo qua riusciamo ad aprirlo in qualche modo? Dubito. Open. Non ce l'ho. Ah, tre livelli, ho capito. Quindi magari dici di metterne uno a due stelle invece che è, però comunque completare il set. Sì, anche. Però mi sembra nuovo come nome quello lì, perché secondo me non ce l'ho. Secondo me non ce l'ho. Cosa abbiamo là? Una struttura dei nemici. Perfetto. Cos'altro abbiamo qua?
cavolo, e questo? Me lo sono perso? E anche questo? Beh, non c'è problema, torniamo indietro. E dopo ci buttiamo. Non c'è problema. Allora, davanti a me. Oh, ma ci sono ancora i cattivissimi qua, eh. Ci sono ancora i cattivissimi qua. Vediamo. Dici? Ma secondo me adesso con tutti gli altri pieni di vita è fattibile farli. Prima avevo Noel di livello 1, è per quello che mi riusciva tutto difficile. Per incularli, hai ragione, hai ragione. Adesso vediamo un attimo. E allora, qua. Scherzetto dalla distanza. Perché si è bloccata? Boh. Mm-hmm. Sì, è vero, è vero. Bam! Super conduct. Aglio. Allora, concentriamoci su questa bastarda. Aglio. Cazzo. Aia, 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 aia. Mona, attacca lei invece che gli altri, ok? Stiamo facendo del gran casino qua, mi pare, eh? Ma nulla di fatto. Una volta che morirà questo sarà tutto molto più facile, eh. È solo che ci vuole ancora un po'. Compound Bow. Hobbit, ma dov'è che si craftano le armi? Non so se te l'ho già chiesto. Aia, merda. Oi, 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 fermi tutti qua. Nelle città, ok, grazie. Merda, 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 scappa, scappa. Vabbè, no. Mamma mia, quanto male fa quell'attacco lì, cazzo. Porca miseria. No, ma non attaccare gli uccellacci, attacca lei. Niente, attacca chi gli pare. Cazzo. Bene. Ma solo 40 punti esperienza mi ha dato. Ah.
quanto male ha fatto quello lì? Cazzo. No, meglio Fischl va. Aia. Sì, 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 è vero, per carità ci provo io, però cavolo. Porca miseria. Spero me ne sia verso la pena anche qua. Sì, mi verrebbe da dire di sì. Però cazzo che fatica. Allora, dritti per di qua. Così sotto. E queste? Come si attivano? Vediamo. Vento. Ai ai ai. Niente, mi servirebbe le ferri con il potere vento, ma non... non ce l'ha. Sarebbe da fare il teleport in Mondstadt e poi tornare qua, ma... ma di personaggio di vento c'è solo 20? Ah, ho capito, ho capito. Ho capito. Utile sapersi. Chi è che sta combattendo là? No, ho sbagliato. Che cretina. Mai sentiti, però mi fido. E in che pacchetti si trovano? Cook, giustamente qua. Allora, achievements, vediamo cosa abbiamo qua di bello. Sì, vabbè, ma 5 alla volta. Stai in primo gemme, dai, Un 5 stelle ed è OP. Immune. Ma no, ma lasciatemi stare, volevo solo cucinare io, che palle. Vabbè dai. Andiamo a sbloccare il dungeon qua. In teoria. Ah. No, mi sa che qua c'è qualcosa che non quaglia, sapete. No. Adesso
si arrampica. Sott'acqua è. Bah, probabilmente c'è da fare qualcosa qua. Più avanti, mi sa, però. E questa roccia qua cos'è? Vediamo. Niente? Che fregatura. Sì, mi sa che è questo qua sopra. Livelli 24. Aio. Ma no, ma poverino, è già morto, ma che cacchio. Allora, qua ci servirebbe Ember, eh? Ma che palle, oh! Mi lasci attaccare, maledetto infame. Porca miseria. Che cazzo, ma... Questo qua che congelano sono cattivissimi, eh? Porca miseria. Niente, eh? E che cos'è che lo sfondo lo scudo qua? Uffa. Niente. Mamma mia, il congelamento, che palle. Vai Oz. E vai. More enemies incoming. Ah merda. Ah beh, allora. Allora. Bam. Vai Oz, proteggici. Cazzo, ci serve vita. Lascia stare queste cose qua. Le uova a 30 secondi ancora.
come mai sta fermo immobile? E vai. Merda. Bella che questa qua è la seconda ondata di tre, eh? Sarà da divertirsi con le altre. Ah. Per l'appunto. Ah, ci serve almeno un altro personaggio di livello 30, eh. C'è poco da fare. Cazzo. Allora, fermi tutti, eh. C'è questo qua, lo usiamo adesso. Tiè. Che aumenta la resistenza contro il ghiaccio. Ehi là, vabbè. Dai. Finisce del bene. Ecco, di nuovo lo scudo. Che palle. Cazzo. Sta diventando complicato. Ah, it's full. Ah, bene, dai. Mica tanto bene in realtà. Porcaccia la pupazza. Dobbiamo eliminare questo, eh. Ciao Paolo, sì sì, lavoro sempre io. Ah beh, adesso muore Fischl. A meno che non faccia... No, stavo per dire l'attacco speciale, ma non ce l'ho. No, più che altro lo scudo è una rottura di palle, mamma mia, oh. Cioè, è pessima come cosa. Cazzo, ma dai, proprio adesso lo stavo per uccidere, che due coglioni. No, no, basta scudo, basta, muori. Basta scudo, bastardo. Ah, per fortuna, dai. Più o meno. Dove cazzo sono andato qua? Devo andare sulle mangiare. Dieci per cento del max HP. Allora, puoi mettere Barbara, usare R2 e poi torni sul Fischl per curarti. Ma la cura di Barbara funziona solo su Barbara però? O no? Oppure adesso ce l'ho... Ah, anche sugli altri, ah, ecco perché. Ah, però devo, diciamo, velocizzarmi, diciamo, a metterli. Ah, ok. Devo imparare ad usare Barbara perché è fondamentale, ovviamente. Mm.
Mamma mia. Che fatica. Devo cucinare. Let's cook. Butterfly. Ho capito, hai ragione, sì. Devo diventare più bravo. Start. Ci sarà un'altra sfida qua, vero? Sì, sicuramente. Sicuramente. Se è bloccata, ci sarà un motivo. Come si attivano queste? Ah, romperle dici? Ah, ok. No, ma queste qua sono da attivare, mi sa, eh. Sono da attivare queste, mi sa. Ma queste cose qua non danno mai nulla. Le rocce di prima. Ah! Devo catturare le geocristalli. Le geofarfalle in pratica. Ah. E dopo metterle lì. Ah, ho capito, quelle rocce là. Queste qua, insomma. Ah, eccola lì, esatto, esatto, esatto. Ah, ok, ho capito. No, questo qua è già attivato, ok. Perfetto, ne manca un'altra, mi pare. E troviamo la roccia, per esempio, là. Carina sta cosa. Speriamo di non dover avere... di non dover avere un altro boss fight, diciamo. Dover fare un altro boss fight, altrimenti potrebbe essere un problema. Allora, intanto abbiamo un bel tesoro, il che è già una buona cosa. E il dungeon più avanti, mi sa. Hero Suite e basta. Locked. Rank 27, ah beh. Ah, però per 3. Ok, dai. Bene, dai. Bene. Allora, questo qui è bloccato. Bene, ragazzi, io mi sa che per ora chiudo. Forse ci becchiamo più tardi, ma non lo so, onestamente. Detto questo, grazie della compagnia e... a dopo, credo.